compagno Deo Petticelli. Scusate, per non fare l'errore di ieri, dato che il pranzo è previsto alle ore 13.30, io proporrei di continuare i nostri lavori fino alle 13.20, in modo tale da utilizzare al massimo il tempo e però essere anche puntuali lì, perché più siamo puntuali e più siamo prima. Sì, abbiamo, sarà un po' più... Ok, scusate. Bene. Penso che questo congresso noi non lo possiamo interpretare come un passaggio rituale o un momento di autocelebrazione, anche se molti interventi giustamente hanno messo in evidenza il livello di crescita che ha fatto questa organizzazione in quest'ultimo anno. Ma noi dobbiamo tener conto dello stato del contesto sociale in cui ci troviamo, un contesto sociale devastato, e quindi noi abbiamo un problema veramente enorme, che è quello di definire con questo congresso delle proposte molto chiare e definire una serie di azioni di mobilitazione e di sviluppo di conflittualità per garantire il diritto alla casa in questo paese. Il punto di riferimento parte appunto dal contesto in cui ci troviamo. Non sono solo le statistiche a dirci, dell'Istat a dirci che cresce la povertà e abbiamo settori anche del ceto medio che cascano ai limiti della povertà. È sufficiente per me, che per esempio vivo a Roma, fare e aprire gli occhi quando si gira nella città e vedere come automobili, roulotte, camper si sono trasformati in abitazioni, oppure anche nei quartieri medio-borghesi dove io per esempio vivo, nelle aree verdi appartate crescono le nuove baraccopoli. Cioè, i miei ex colleghi, perché io sono un fresco licenziato che ogni tanto mi telefono e mi dicono: oh, il villaggio sotto azienda nostra dove c'è un'area verde cresce, sono cresciute altre due baracche. Allora, questo è, ma che cos'è questo? È un dato emergenziale o è la realtà di questo paese che andrà consolidando per tanto tempo? Ecco, io credo che è questa la realtà che avremo noi nei prossimi anni. Questo ce lo dice un'analisi di come va il capitalismo a livello mondiale: crescono i paesi emergenti e i paesi a capitalismo avanzato come il nostro sono destinati a un calo, e le aziende, il capitalismo di questi paesi trova profitto nell'abbassamento drastico della remunerazione dei lavoratori. Devono togliere i soldi dalle tasche ai lavoratori per continuare a fare profitto. E guardate, lo stesso nuovo quadro giuridico del lavoro, del mondo del lavoro consolidato col Job Act, è un esempio eclatante, è la precarietà estesa a tutte le forme di lavoro. Non c'è più un garantito in questo paese, e chi ha un minimo di esperienza di lavoro, io vengo da una multinazionale americana, sa benissimo che quando c'è la precarietà c'è la drastica riduzione del reddito. Allora, questo non è un quadro limitato a qualche anno, crescerà il PIL, ma questo è il dato in cui noi vivremo per un periodo medio-lungo. E allora come si garantisce il diritto all'abitare? Come si dà la risposta a chi... No, per me è una cosa fatale. Dovresti interrompere un secondo, perché siamo in collegamento con Maurilio Turchetti in questo momento. Ecco, c'è l'assemblea che ti saluta e ti augura un grande applauso. Ciao Mariglio e buon appetito. E ora continuo il compagno a parlare. Ciao. Allora, continua, vediamo. Diventerò un po' più schematico per non portare via molto tempo. Quindi io credo che noi questo congresso lo dobbiamo usare per uscire con un'immagine molto forte, con punti, due o tre punti molto chiari e semplici su cui noi dobbiamo sviluppare azione, mobilitazione e conflitto nei prossimi anni.
E il primo punto è che in questo paese servono più case popolari. A questa domanda, questo termine che ha usato in maniera bruttissima il rappresentante del SUNIA, non è la domanda, è strati popolari, sono ceti sociali molto grandi, non è una piccola minoranza, ormai possiamo dire che viaggiamo sul 20% della popolazione di questo paese, non si possono garantire più la casa sul mercato come è adesso. C'è una sola risposta per questo strato, che è la casa popolare. Quindi l'Unione Inquilini è il sindacato che vuole più case popolari. Abbiamo vinto la battaglia contro quel decreto, ma non è finita. Dobbiamo rivendicare più case popolari. Nella relazione Walter ha tracciato proposte concrete, percorsi. Io credo che nei tavoli di lavoro dobbiamo meglio articolare queste cose e lo dobbiamo riproporre con forza e definire delle mobilitazioni su tutto il paese per raggiungere quell'obiettivo, perché noi non facciamo propaganda, noi siamo un sindacato che deve dare risposte molto concrete, non facciamo propaganda, noi dobbiamo trovare soluzioni. E l'altro punto, nel momento stesso però in cui noi diciamo che in questo paese servono più case popolari, mentre loro pensano come al solito sempre a soddisfare la finanza e il capitalismo immobiliare, quindi pensano all'housing sociale, a incentivare l'acquisto delle case, no? Come Nicini poi nella sua conclusione ribadiva, nello stesso tempo in cui rivendichiamo le case popolari c'è un aspetto su cui noi non possiamo evadere e dobbiamo affrontare. I gestori delle case popolari, l'ATE Aller, sono una cosa ignobile. Io sto a Roma, non trovo nel vocabolario italiano degli aggettivi che possano esprimere in maniera che corretta che cos'è l'ATER. Mi limito a dire NC, non classificabile. Allora, nel momento stesso in cui diciamo più case popolari, dobbiamo riprendere questo ragionamento su una definizione di una trasformazione radicale della funzionalità dell'ATER, di questi ATER. Così come vanno, non sono veramente una cosa ignobile, quindi dobbiamo trovare, e nei tavoli di lavoro dobbiamo mettere a punto delle richieste tecniche, anche su questo coinvolgere gli assegnatari perché incomincino a funzionare. Gli ATER non funzionano volutamente, scientificamente, per giustificare come hanno fatto per imprese pubbliche, per la distruzione e la privatizzazione. Vedete, non funziona niente, è uno schifo, allora via, eliminarlo, facciamo un'altra cosa, privatizzazione, mercato privato e altre cose. Ecco, invece noi diciamo esattamente il contrario, devono funzionare, modifichiamole, cambiamole radicalmente, ma devono essere un punto fondamentale. Quindi lavoriamo per mettere a punto delle proposte e rilanciare proposte precise su questo. L'altra cosa su cui credo che dobbiamo definire una linea di azione di mobilitazione di tutto il territorio nazionale, perché i tempi stanno giocando contro di noi, è la questione della finita degli sfratti per finita locazione e morosità. Abbiamo detto le leggi sono insufficienti, non sono applicabili, cose del genere, ma il cronometro va avanti, con i picchetti non ce la facciamo. I picchetti, abbiamo detto, sono uno strumento per richiedere la soluzione politica, perché nel momento in cui lo fai, poi abbiamo detto, stiamo a fare un favore al comune che non attua, non mette in piedi una soluzione, e noi magari per 20 giorni gli risolviamo il problema. E quindi dobbiamo definire un'azione coordinata a livello nazionale per essere incisivi, perché deve essere garantito il passaggio da casa a casa, e regioni e comuni e governo devono mettere risorse, devono mettere casa, devono mettere soluzioni concrete. Insomma, sostanzialmente dobbiamo uscire fuori da questo congresso con la definizione appunto di proposte che sono evidentemente radicalmente contrarie alla linea di questi governi. Può sembrare velleitario, sto concludendo, può sembrare velleitario o utopistico fare queste rivendicazioni, ma dobbiamo trarre insegnamento da quello che sta evolvendo anche vicino a questo paese, voglio dire quello che è successo in Grecia, quello che sta succedendo in Spagna, cose del genere, ci dicono che possono cambiare le cose. Allora se ci crediamo possiamo farcela.